c'è il primo derby della Supercoppa de Spagna tra il Real Madrid e l'Atletico Madrid al Santiago Bernabéu. Io direi che praticamente è tutto. Vediamo se ci abbiamo qualche se è arrivata qualche nuova notizia al volo direttamente da Madrid. La formazione del Napoli l'abbiamo data di questa sera. C'è Simeone ovviamente sul piede di guerra, appunto l'abbiamo già detto, ma delle formazioni ancora tutto un po' top secret, ma ovviamente ecco, vediamo un po' quello che riporta Mundo, riporta Sport. In campo dovrebbe scendere il Real Madrid con Casillas tra i pali, difesa a 4 composta da Carvajal, Pepe, Sergio Ramos e Marcelo. Poi questa è un po' forzata come formazione secondo me: centrocampo Modric, Kroos, James, Rodriguez, Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. Certo, una posizione un po' strana per James Rodriguez, chissà se invece lì vedremo Xabi Alonso oppure Di Maria. Certo, il problema è tenere fuori uno tra Bale e Benzema. Come avevamo detto, cominceranno dei problemini al Madrid se non vendono qualcuno tra Di Maria o Khedira. L'Atletico Madrid dovrebbe rispondere con Moya tra i pali, Juanfran, Miranda, Godin e Ansaldi in difesa, Gabi e Thiago davanti alla difesa, Griezmann trequartista, Raul Garcia e Coque sono gli altri centrocampisti e Mandžukić l'unica punta. Ore 23 Santiago Bernabéu. Bene, allora a me non mi rimane che salutarvi, che augurarvi una buona serata, una, come abbiamo detto prima con Marco Palumbo, una serata piena, strapiena di calcio internazionale, perché sta cominciando appunto i preliminari di Champions. C'è per chi per i tifosi giallorossi c'è Roma, Amichevole tra Roma e Fenerbahce, e poi c'è alle 23 abbiamo detto la sentata di Supercoppa di Spagna Real Madrid Atletico Madrid. Ringrazio come al solito Federico e il Pampasozio, che da oggi potete leggere il suo report di calciomercato su radioromafutura.it, sulla pagina di Club de Facebook di Club de Football, sulla pagina Radio Roma Futura, su la profilo Roma Futura e su chiocciolina Radio Roma Futura, e anche qui potete ovviamente ascoltare in podcast le nostre trasmissioni, in particolare questa puntata di Club de Football dove è intervenuto appunto Federico il Pampasozio, dove è intervenuto Marco Misseri e Nero delle Aquile, e ringraziamo Marco Palumbo per aver parlato un po' della situazione della Federcalcio Conte CT e della Quercalo della S Roma. Massimo Morgante vi saluta, vi dà appuntamento domani puntuali ore 18 Club de Football con altri nuovi ospiti in collegamento telefonico, con tanti notizie, e ovviamente aspettatevi di nuovo i colpi del nostro guru di mercato Federico e il Pampasozio. Buonanì a Totom, visca il Barça, visca Roma.
Valdez, fumo un po' e dopo gioco a PES, accendo e dico oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES, se mi riprendo oh, oh, oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Oggi voglio stare sul divano collassato, frate passo solo dalla Champions League al campionato. Io crossami la palla che rovescio, intorno a me c'è tutta la curva della PlayStation. Aspirano poi fanno cori e gesti tipo le oh oh oh, siamo tutti fuori messi tipo le oh oh oh. Sono un goleador zio, il boss del turnover, come a De Bayor, prima punta, numero 9. Dribblo finché scrocchiano le dita, frate tanto qui c'è birra e guida. Antidolorifico per la partita, calcio champagne, smarcato Neymar, pato gol profumato. Zio, Paco Rabanne, compro e vendo giocatori da Nintendo, vecchia scuola, sono re del mercato come Mino Raiola. Sono pronto al match, frate, io le dita coi tacchetti, tu dammi solo una torcia, un amore. Oh. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES, Pato Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a PES, accendo e dico oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES, se mi riprendo oh 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 yes. Passo il tempo sul microfono, arresto all'Xbox. Faccio yes, yes, yo, yes, yes, bro. La gila ula e nel posto senti come suona. Dedicato a chi ha il diploma eppure non lavora. Dedicato ai miei fratelli con lavori strani, tipo che iniziano la sera fino all'indomani. Per comprare nuove Nike e giochi della Play, salotto 5 metri quadri, siamo in 26. King del divano, sto al caldo, segno con Cristiano Ronaldo. Su sta poltrona sto talmente tanto che lascio il segno delle chiappe quando mi alzo. Slego il polso, occhio rosso, passo il basso è una sberla, due tiri sull'erba e penso di essere nella leggenda di Zelda. Baby rolla per me, lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES, Pato Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a PES, accendo e dico oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES, se mi riprendo oh 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 yes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Scusa baby adesso no, questa notte faccio sport e giuro che ti chiamerò, ma stasera proprio no. Ora non ho tempo per parlare, c'è che qui devo dribblare sulla base di Don John, dal divano vado in gol. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES, Pato Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a PES, accendo e dico oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES, se mi riprendo oh 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 yes, fumo un po' e dopo gioco a PES. And now I see it's ready for war, as good as before.
Sirissa sends a score, and Psycho screaming, three lines on.